Sono salite a 11 le vittime della tragedia delle gole del Raganello in Calabria. Nella notte una delle persone, rimaste ferite gravemente, è deceduto nell'ospedale di Cosenza in conseguenza di un trauma toracico. Lo ha riferito il capo della Protezione Civile della Regione Calabria, Carlo Tansi. I dispersi in questo momento, ha aggiunto Tansi, sono 5 e la difficoltà ad avere un quadro chiaro di chi manca all'appello è dovuta al fatto che gli escursionisti erano in gruppi sparsi. Molte segnalazioni sono pervenute nella notte al nostro numero verde. Tutte le vittime sono state identificate, e, al momento, le persone ricoverate sono 11, e si trovano negli ospedali di Castrovillari quelli meno gravi e di Cosenza quelli più gravi, 5, e uno a Rossano. Le ricerche non si sono mai interrotte e sono andate avanti tutta la notte. Con la luce del giorno è più facile procedere. Solo una parte degli escursionisti sorpresi dalla piena del torrente sono riusciti a mettersi in salvo su alcuni scogli e a poco sono stati recuperati. Tra di loro anche una bimba in ipotermia, portata nell'ospedale di Cosenza con l'elia ambulanza, e altri 3 piccoli salvati. E 2 ragazzine napoletane, quasi 14enni, sono state le prime ad essere portate all'ospedale di Castrovillari, N. Forte stato di shock. Le operazioni di setaccio, che vedono impegnati uomini e mezzi dei vigili del fuoco, della Guardia di Finanza e del soccorso alpino, saranno spostate anche più a valle fino alla foce del torrente con il coinvolgimento della Capitaneria di Porto, perché c'è il timore che alcune persone siano finite a mare. Pensate, ha detto Tansi, che un corpo è stato trovato a distanza di 5 km dal punto dell'alluvione.